Buongiorno a tutti, in questo video ti indicherò il migliore ETF azionario quotato su Borsa Italiana per investire nell'idrogeno. Io sono Gabriele Bellelli, sono un investitore, sono un educatore finanziario indipendente, gestisco il sito bellelli.biz. Opero sui mercati finanziari da ormai 20 anni, durante i quali mi sono specializzato nella costruzione e nella gestione del portafoglio con l'approccio del buon padre di famiglia, quindi del risparmiatore che punta a ottenere un rendimento positivo e soddisfacente, ma a fronte di un'attenta gestione del rischio. Andiamo subito al punto. Il migliore ETF per investire nell'idrogeno, lo vedete illustrato in questa immagine, si tratta dell'ETF LNG Hydrogen Economy. In questa slide ho indicato anche il codice ISIN e il ticker in modo da poterlo identificare in modo univoco e quindi da non rischiare un acquisto errato. Entrando adesso più nel dettaglio, descriviamo quali sono le caratteristiche principali di questo ETF. Il primo aspetto da chiarire è indubbiamente la composizione del paniere sottostante che viene replicato dall'ETF, che ne determina poi ovviamente la performance. In questo caso l'ETF replica l'andamento dell'indice Solactive Hydrogen Economy, che è composto da azioni di società di tutto il mondo, quindi si tratta di un ETF globale, dicevo comunque di azioni di società che sono attive nel settore dell'idrogeno. In questa slide ho inserito anche il dettaglio, vedi, delle 27 società che attualmente compongono questo paniere. A livello di costi di gestione annui, il TER ammonta allo 0,49%, che è un valore congruo per questa tipologia di ETF. La gestione dei proventi è ad accumulazione, questo significa che i proventi maturati non vengono liquidati, detto in altre parole, questo significa che l'ETF non stacca nessuna cedola, nessun dividendo. Ovviamente i proventi maturati non sono persi, ma semplicemente invece che essere distribuiti vengono automaticamente reinvestiti nelle quote del fondo. Sul lungo periodo questo aspetto rappresenta indubbiamente un punto di forza per questo ETF, dal momento che permette di ottimizzare l'impatto fiscale, migliorando poi di conseguenza le performance. La replica del paniere è fisica e questo significa che l'ETF acquista in modo diretto e materiale le azioni che compongono il paniere di riferimento. Questo aspetto è senz'altro positivo, dal momento che la replica fisica non presenta criticità o forme di rischio, cosa che invece accade nella replica sintetica. Dal momento che le azioni che compongono il paniere sottostante sono denominate in USD, quindi in dollari americani, ecco che l'ETF, e attenzione, contemporaneamente l'ETF non prevede alcun meccanismo di copertura del cambio, quindi ne consegue che questo ETF è soggetto al rischio cambio valutario. Questo significa che l'andamento del prezzo di questo ETF è determinato dall'agire contemporaneamente di due variabili. La prima variabile è l'andamento del prezzo delle azioni che compongono il paniere, la seconda variabile invece è il cambio euro-dollaro americano. Attenzione, perché dal punto di vista operativo questo è un dettaglio assolutamente importante, nel senso che nell'analizzare questo prodotto, questo ETF, devi tenere in considerazione entrambe queste due variabili. Ripeto, andamento del prezzo delle azioni che compongono il paniere e andamento del cambio euro-dollaro americano. In ultimo, non per questo meno importante, ti ricordo che le eventuali plusvalenze di prezzo, quindi i guadagni frutto della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, costituiscono reddito di capitale, per cui non possono essere utilizzate per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Questo aspetto ovviamente vale per tutti gli ETF, non solo per questo specifico prodotto, ma è sempre opportuno ricordarlo giusto per completezza di informazione. Già che ci sono, ne approfitto per ricordarti anche che l'imposta sulle plusvalenze per quanto riguarda questo ETF ammonta al 26%. Il penultimo aspetto da analizzare riguarda la liquidità e il volume degli scambi giornalieri di questo ETF. Anche da questo punto di vista non ci sono criticità, dal momento che nonostante sia quotato da poche sedute, questo ETF è già da considerare liquido e ben scambiato. Per darti un'idea concreta, venerdì scorso ha scambiato un controvalore monetario di 9 milioni di euro, la seduta precedente di 16 milioni e quella precedente ancora di 10 milioni di euro. L'ultimo aspetto
Da descrivere riguarda il ruolo che questo ETF può svolgere all'interno di un portafoglio. Quindi, in ottica di costruzione e di gestione di un portafoglio, questo ETF, dal mio punto di vista, può essere approcciato con due diverse modalità. La prima consiste in un piano di accumulo di medio-lungo periodo, in questo caso, quindi si va a investire una quantità di denaro predeterminata con una frequenza predefinita. L'esempio classico è: ogni mese investo 100 euro per una serie di anni. Il secondo aspetto è quello di gestire la posizione attraverso una strategia dinamica, ad esempio trend follower, e quindi andando ad acquistare e a vendere in base a quelle che sono le mutate condizioni della tendenza dei prezzi dell'ETF, in questo modo da mantenerlo in portafoglio solo durante le fasi di tendenza rialzista delle quotazioni, oppure lo possiamo gestire sempre in modo dinamico attraverso una strategia rotazionale, no? Basata quindi sulla forza relativa, in modo tale da mantenere questo ETF in portafoglio solo nei momenti in cui questo asset sovraperforma gli altri settori o le altre specifiche tematiche di investimento. In ogni caso, è un ETF che personalmente gestirei in modo attivo e quindi eviterei l'approccio statico da buon padre di famiglia. Prima di salutarti, giusto tre informazioni al volo: se desideri approfondire la conoscenza degli ETF e delle strategie operative, ti consiglio di leggere il mio libro Investire con gli ETF e con gli ETC, che puoi trovare su Amazon e in tutte le librerie. Se ti va, metti mi piace a questo video, iscriviti al mio canale YouTube. In ultimo, iscriviti al mio gruppo Facebook chiuso e gratuito su Facebook. Si chiama Gabriele Bellelli Trading e Investing. E se hai dei dubbi, delle domande su questo argomento, su questo video, mi puoi contattare scrivendo direttamente sul mio gruppo Facebook, oppure scrivendo una mail a g.belleli@belleli.biz, quindi la mail che trovi in calce a tutte queste diapositive. Buon investing!